La presenza oggi del sottoscritto, ma soprattutto quella più importante, del direttore generale dell'ASL numero 1, professor Fernando Romano, ha fatto sì che si fosse messa a fuoco quali sono le criticità sanitarie, che non è solo il carcere di Sulmona, ma di tutta la regione Abruzzo, in generale dei carceri italiani. In particolar modo mi sono preoccupato di attenzionare come le esigenze, la qualità, l'erogazione dei servizi sanitari per i distretti. Il direttore generale ha preso contezza della strumentazione e ha già predisposto un piano per aggiornare tutti quegli strumenti che ormai sono obsoleti tecnologicamente. In più, cosa molto importante, la presa di servizio di nuovi medici per potenziare anche un servizio di qualità.